Ciao bambini! Intanto sono felicissima di ritrovarvi e volevo ringraziarvi tantissimo perché con la mamma e il papà o chi riesce ci state veramente inviando tantissimi vostri disegni, tantissime foto e quindi ci sentiamo vicini vicini. Oggi la gallina Lina mi ha consigliato di leggervi una storia che parla di colori e sapete, mi ha detto di leggerla proprio un giorno un po' speciale, il giorno 2 aprile. Guardate, andiamo a cercarcelo, eccolo qui nel calendario, il giorno del 2 aprile, che sarà giovedì. Sapete, noi grandi non siamo mica bravi come voi bambini che fate le cose semplici e a volte per ricordarci delle date speciali o per ricordarci le cose veramente importanti nella vita abbiamo bisogno appunto o di scrivercele nel calendario o di creare una giornata speciale. E così hanno fatto per questo giorno. Infatti in tutto il mondo è la giornata dedicata alla consapevolezza dell'autismo. Mamma, che parole difficili, ma non preoccupatevi, adesso ve lo spiego con parole da bambini in modo semplice, semplice, come piace a noi, anche perché a scuola ne abbiamo parlato un sacco di volte, quindi sapete già tutto. I nostri cervelli, vero, funzionano tutti in modo diverso. Qualcuno va velocissimo e arriva subito a capire quello che si vuole dire, qualcuno ha bisogno di un pochino più di tempo e va piano piano, ma ci arriva in qualsiasi modo. Qualche altro cervello a volte per mettere insieme le informazioni fa dei salti e cerca di mettere un pezzettino qua, un pezzettino là e poi magari li unisce in qualche modo. Altri cervelli hanno bisogno magari di sentire la musica per poter funzionare ed è per questo che a scuola usiamo sempre tantissime musiche. Altri cervelli magari funzionano meglio se le cose le vedono e anche noi a scuola, vero bambini? A volte usiamo le fotografie per dirci magari che dobbiamo andare in bagno, per dirci che dobbiamo andare a bere, per dirci che è il tempo del gioco. Altri cervelli ancora funzionano meglio se ad esempio le cose le toccano e ciascuno di noi può fare prima di ascoltare o di vedere. Insomma, ogni cervello funziona proprio in modo diverso. Tutte le informazioni che abbiamo dentro il cervello e tutto questo marchingegno e funzionamento dei cervelli ci permette anche di essere tutti quanti bravissimi a far qualcosa e ogni giorno in difficoltà a fare qualcos'altro. Ma proprio tutti sapete, anche la mamma, il papà, anche i nonni, perfino le maestre. Eh sì, noi ad esempio in questo periodo, grazie al coronavirus, abbiamo proprio imparato che siamo bravissime a raccontare le storie. Facciamo un pochino più di fatica e ci stiamo proprio per questo impegnando a riuscire a raccontarvele attraverso la tecnologia e a mettere insieme tutte queste cose. Però, grazie all'aiuto di tutti, cercando ognuno di spiegare le cose che sa fare bene e aiutare quelli che riescono un pochino con più difficoltà a farle, riusciamo, eccoci qua, anche a vederci per il computer. E così succede nella vita di tutti i giorni. Ogni bambino, ogni persona grande anche, ha il cervello che funziona in modo diverso. Ma l'augurio è proprio questo, che tutti impariamo a trovare il tempo per stare insieme e riuscire a capire come funziona il modo di comprendere di ogni persona e di comunicare. Così insieme potremo crescere ancora più felici. E quindi questa storia, sapete, è una storia che parla di colori. Ma allora perché? Di nuovo, perché noi grandi per fare le cose abbiamo bisogno a volte di complicarle. E allora, a questa giornata del 2 di aprile, che sarà giovedì, abbiamo anche deciso di regalare un colore. E il colore sarà proprio quello del blu. Non so se si vede. Perché, guardate, ho rubato un pochino i pennarelli dei miei bambini. Il blu si dice che ha tante sfumature. Vedete, dal blu chiaro al blu più intenso, al blu più scuro, proprio perché, come ci siamo appena detti, anche il nostro cervello funziona in tanti modi diversi, ma tutti funzionano per renderci speciali, ok? E quindi, bambini, quello che vi chiediamo è questo: il giorno 2 aprile cercate di andare in giro per casa a trovare tutto quello che troverete di blu. Io, ad esempio, ho trovato queste tre carte di tre blu diversi e vi inventate qualcosa da costruire, da fare, da ritagliare, da incollare, magari per preparare un grande prato, per preparare un cielo, per preparare un grande cuore, quello che volete voi. E poi, attraverso la magia del computer, ce li spedirete e noi li metteremo tutti insieme. Ma appena riusciremo a tornare a scuola, li porteremo e davvero, davvero li potremo tenere tutti insieme e regalare ai nostri amici. Ok? Questo
questa storia ci racconta un po' di un colore, di tanti colori, ci spiega come ognuno è diverso, ma se stiamo tutti insieme, veramente potremo essere felici come il camaleonte, il protagonista birichino di questa storia. E allora, pronti? Inizia la storia. Vai con la tecnologia, entriamo dentro la storia. Un colore tutto mio, di Leo Lionni, edizioni Baba Libri. I pappagalli sono tutti verdi. I pesci sono rossi. Gli elefanti sono grigi. E i maiali sono rosa. Tutti gli animali hanno un colore. Tranne il camaleonte, che cambia il colore a seconda di dove si posa. Sui limoni diventa giallo. Tra l'erica, che è un fiorellino bello bello che sta nascendo adesso qua in primavera, è tutto viola. E sulla tigre, che è a righe, diventa righe, proprio come la tigre. Un giorno, un camaleonte, seduto sulla coda di una tigre, pensava: se io rimanessi seduto su una foglia per sempre, avrei finalmente un colore tutto mio. E si arrampicò allegramente sulla foglia più verde del ramo. Ma in autunno la foglia diventò gialla e giallo divenne il camaleonte. E poi la foglia diventò rossa e rosso divenne il camaleonte. E un giorno il vento dell'inverno soffiò via via la foglia dal ramo e con lei, ahi, anche il camaleonte. E il camaleonte rimase nero, nero per tutta la lunga notte nera dell'inverno. A primavera uscì tra l'erba verde del prato e incontrò un altro camaleonte. Gli raccontò la sua triste storia e gli chiese: ma senti un po', uè, non è che potremo mai avere un colore tutto nostro? Ho paura di no, gli rispose l'altro camaleonte, che era già più vecchio e più saggio, ma aggiunse: ma perché non stiamo insieme? Cambieremo colore ogni qualvolta ci sposteremo, ma tu e io saremo sempre uguali. E così rimasero sempre insieme vicini. Potevano essere verdi tutti e due, oppure viola, oppure gialli, e rossi a pallini bianchi. Oppure blu il giorno del 2 aprile. Ma il segreto è che insieme vissero per sempre felici e contenti. E questo è proprio il nostro augurio, bambini, di rimanere sempre insieme ai nostri amici felici e contenti. E bimbi, se avete tempo sempre con mamma e papà, nel blog della scuola troverete anche due storie raccontate con la... Sentite una parola di nuovo da grandi. Comunicazione aumentativa alternativa. È un modo semplice semplice per raccontarvi le storie, ma usando anche delle immagini che così possono aiutare quei cervelli che hanno un pochino bi più bisogno per funzionare di vedere le cose scritte e disegnate. Ciao bambini, vi mando un bacio tutto blu. Ciao!